alla seconda puntata di Vivere Senza Gas, dedicata a chi vuole una casa al 100% ecosostenibile, quindi con riscaldamento indipendente e tutto completamente elettrico. Io sono Luigi, gestisco molti tecnici sul territorio italiano, ho un gruppo su Facebook che è Possessori Pompe di Calore per Riscaldamento in Italia, che invito a iscrivervi se volete novità relative o comunque nozioni sulle pompe di calore. Assieme a me c'è il più grande divulgatore proprio sul tema delle pompe di calore, che è l'ingegner Samuele Trento, e potete seguirlo, anche a lui, direttamente sul suo canale YouTube, ing.samueletrento. Beh Samuele, a quanti iscritti siamo arrivati sul tuo canale? Vabbè, siamo aumentati di 300-400, perché questo è il numero più o meno a settimana, però abbiamo superato il 1.000.000 di visualizzazione, che vuol dire più di 4 milioni di minuti di visualizzazione, quindi veramente tanti. E cosa vuoi, sono sempre di più le persone che vogliono dire addio al contatore del gas e avere una casa 100% elettrica. Se uno ti vuole seguire, Samu, quali sono i tuoi riferimenti? Se uno volesse conoscere di più il mondo delle pompe di calore? Sì, può seguire tranquillamente tutta la serie di questo Vivere Senza Gas su YouTube all'interno della playlist appunto Vivere Senza Gas nel mio canale YouTube, basta cercare Samuele Trento. Iscriviti al canale e soprattutto nella campana a fianco, clicca quindi nella campana a fianco perché così ricevi in anteprima tutti i nuovi video e ricevi un alert di quando uscirà il nuovo video. E poi ogni episodio sarà disponibile anche nel formato podcast su tutte le piattaforme più famose, quindi sto parlando di Spreaker, di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast e così via. Ottimo, ottimo, ottimo. Questa è un'ottima informazione. Allora, oggi parleremo di uno dei temi più caldi del riscaldamento sostenibile. Si può installare una pompa di calore professionale per riscaldare una casa vecchia con impianto a radiatori, secondo te? Data la tua esperienza? Questa è una domanda evergreen proprio. Non piace a nessuno l'idea di smantellare tutta casa per sostituire l'impianto di riscaldamento, quindi è una domanda veramente molto molto gettonata. Infatti la domanda secondo me è questa, no? Secondo te è veramente necessario smantellare una casa o si può utilizzare il risparmio nel non smantellare casa per acquistare un buon sistema in pompa di calore? No, assolutamente no. Non è indispensabile, non è obbligatorio demolire casa, anzi il nostro obiettivo di Vivere Senza Gas è utilizzare il più possibile le piante esistenti senza demolire casa o ristrutturarla completamente. Abbiamo fatto proprio un video mesi fa su una casa degli anni 60 dove siamo tranquillamente riusciti a riscaldarla quest'inverno e a raffrescarla l'estate precedente, garantendo un risparmio al cliente finale. Ma così abbiamo veramente centinaia di casi. Il nostro obiettivo appunto è riuscire a rendere case 100% elettriche mantenendo il più possibile l'esistente. Allora, non vorrei togliere l'idea, no, falso mito che bisogna per forza fare il cappotto per poter installare una pompa di calore, assolutamente no. Ovvio che se andiamo a ridurre il consumo della casa, no, il fabbisogno della casa, andiamo anche a ridurre i consumi per riscaldarla. Però il cappotto è comunque un intervento invasivo, devi fare molte modifiche alla tua abitazione per poterlo installare e fissare ai muri. No, ci sono molti casi in cui se fai bene i calcoli, alla fine conviene investire sul generatore piuttosto che sul cappotto. Sarebbe idilliaco, anch'io sono il primo a dire, bene, facciamo risparmiare tutte le case perché andiamo a ridurre i consumi col cappotto, però sappiamo che è impossibile. Non tutti sono disposti a farlo, non tutti hanno l'economia, non hanno le possibilità per poter fare anche un investimento di questo tipo. E quindi cerchiamo di fare il più possibile con l'esistente. Stessa cosa con gli infissi. Ovvio che se stiamo parlando di infissi vecchi, vetro singolo, assolutamente no. Lì consiglio vivamente di sostituirli. Però se abbiamo già un doppio vetro, magari di qualche decina d'anni, non per forza bisogna sostituirlo, assolutamente. Poi una domanda che mi viene fatta di solito è radiatori e fan coil, che differenza c'è? I radiatori sono quegli elementi in acciaio, in alluminio, in ghisa, dove all'interno gira acqua
ma sono degli elementi statici, non hanno ventole che fanno muovere l'aria, no? E questo permette di avere un sistema più confortevole. Fancoglie invece hanno sia la possibilità di riscaldare per irraggiamento, perché gli ultimi fancoglie, l'ultima generazione, hanno tutta la parte davanti che riscalda come un radiatore, e in più hanno anche delle ventole che permette di erogare il calore molto più velocemente. Quelli di ultima generazione hanno anche delle ventole che girano piano piano e quindi sono molto più confortevoli rispetto al passato. Una cosa importantissima per trasformare la tua casa in 100% elettrica è comunque avere la disponibilità di spazio all'esterno, perché come dicevamo la pompa di calore viene montata all'esterno per una parte, e quindi avere un giardino, avere un marciapiede, avere un minimo di spazio che non sia ovviamente all'entrata dell'abitazione per poter piazzare questa unità, che è abbastanza ingombrante perché si parla quasi sempre di un metro, 1,20 m per 50 centimetri. Sono macchine che hanno anche il loro peso, io vabbè sono tarato con le pompe di calore professionali e quindi sono macchine che pesano almeno 200-210 kg, non possono essere staffate al muro come un condizionatore assolutamente. E nel momento in cui andiamo a trasformare la nostra casa in 100% elettrica, quindi mantenendo l'impianto idraulico esistente, quindi radiatori o impianto a pavimento o fancoil che sia, è indispensabile accertarsi di avere la disponibilità di energia elettrica. Perché? Perché se trasformiamo un'abitazione in un sistema completamente elettrico e non do corrente a sufficienza, rimango a piedi. Verificare quindi se quando accendo diversi elettrodomestici la tensione cala è un passo molto importante, perché posso evitare dei problemi in futuro. Aggrappandomi solo all'energia elettrica, se questa non è sufficiente, sono a piedi. Considera ad esempio chi va a gasolio, no? Quindi ha la cisterna quasi vuota e non può pretendere di riscaldare comunque casa con una cisterna quasi vuota di gasolio. E quando si parla di case 100% elettriche, si parte da un presupposto di avere almeno 6 kW di disponibilità nel contatore Enel, ecco, in monofase, altrimenti si passa al trifase. In monofase e il trifase al giorno d'oggi non costano molto diversamente uno dall'altro rispetto al passato. Una volta il trifase costava molto di più, adesso non per forza. E il bello del trifase è che ti permette un domani, se hai l'auto elettrica, anche di caricarla molto più velocemente. Quindi tendenzialmente si va anche verso soluzioni trifase, però anche monofase non è assolutamente da escludere. E come ci vuole spazio all'esterno? Ci vuole anche un locale tecnico, quindi spazio all'interno dell'abitazione per mettere degli accumuli, tipicamente un accumulo di acqua sanitaria, quella che usi per le docce, e un accumulo di acqua tecnica, cioè quell'acqua che poi gira nell'impianto di riscaldamento. E tutto questo porta via uno spazio, un ingombro che, se vai sui nostri blog, sui nostri siti o nel canale YouTube dove ci sono numerosi sopralluoghi in cantiere, vedi insomma quanto te ne serve almeno per poter lavorare. Quindi oltre allo spazio esterno, mi raccomando, è importantissimo anche lo spazio all'interno, un minimo di locale tecnico, centrale termica, come si vuol dire. E poi molti mi chiedono, ma posso utilizzare tranquillamente l'acqua che ho, o la pompa di calore è più delicata e quindi devo stare attento ad addolcire l'acqua? Allora, non è che la pompa di calore è più delicata, è che probabilmente non è stata fatta molta informazione in passato da alcuni magari operatori di settore che sono un po' meno accorti, ce ne sono tanti di bravi, però alcuni purtroppo non sono così professionisti, e l'acqua comunque deve essere trattata se è troppo dura, no? Quindi se faccio un test, che si fa velocemente questo test, un cliente, una famiglia può acquistarsi il kit anche su Amazon, un test, e si vede la durezza dell'acqua. Se è piuttosto dura conviene sicuramente addolcirla, questo per dare più vita alla pompa di calore, perché la formazione di calcare comporta poi a una resa più bassa e magari a degli intasamenti nelle scambiature a piastre piuttosto che nelle serpentine, che portano a dei blocchi e quindi
dei disagi, sicuramente. E questo succede sempre poi quando inizia a fare freddo. Stai tranquillo che la pompa di calore non va in blocco quando non c'è bisogno di fare riscaldamento. Tornando invece al discorso di prima, no, radiatori o fan coil, i fan coil di ultima generazione sono anche più carini, esteticamente più gradevoli, sono più compatti rispetto ai classici fan coil che eravamo abituati a vedere negli uffici. Hanno spessori di 15 cm, quindi portano via anche poco spazio e hanno il vantaggio poi di avere queste ventole che girano poco, girano piano, e quindi sono anche meno, creano anche meno disagio quando ci passi davanti, che una volta invece sentivi l'aria che ti veniva tra capo e collo. Invece adesso è tutta un'altra storia, sicuramente. Ecco, questa è un po' una panoramica di quello a cui bisogna fare attenzione quando si pensa di poter trasformare la propria casa in 100% elettrica. E questo ti do un assaggio di quello che possiamo sentire nel prossimo episodio, nel prossimo podcast, ovvero andremo a vedere una pompa di calore aria-acqua per riscaldamento quanto consuma in un anno, quindi il consumo annuale di una pompa di calore per riscaldamento. Questo è molto importante anche poi per tarare l'impianto fotovoltaico di conseguenza. Bene Samu, grazie per il tema che hai affrontato e per la risposta che hai dato alla nostra domanda. Credo che i nostri utenti apprezzeranno i temi da te affrontati e quindi adesso inizieranno a ragionare. Vorrei ricordare a tutti che potete seguirci su YouTube all'interno della playlist che si chiama proprio Vivere Senza Gas e nel canale dell'ingegner Samuele Trento, che cercate su YouTube come Samuele Trento. In più troverete tutti i nostri podcast su tutte le piattaforme più importanti come Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao!